Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto il wrap up delle letture di settembre. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, lasciare un like o un dislike, insomma quello che volete, fare tutte le cose che aiutano l'algoritmo di YouTube, perché insomma sono piccoli gesti ma aiutano tantissimo, quindi iscrivetevi e commentate. Vi ricordo inoltre che giù nell'info box metto tutti i link ai libri di cui parliamo, quindi userete quei link. Anche questo è un modo per sostenere il canale, quindi io vi ringrazio, ma partiamo subito con le letture di settembre, che non sono state tantissime, ma in particolare due molto belle, molto intense. Vi metto anche sotto nell'info box l'elenco con tutti i libri e i fumetti di cui parleremo, quindi potete saltare quella. Ultima cosa, prima di cominciare, vi ricordo che non porto su questo canale, visto che me lo chiedete, fumetti. E quelli che io chiamo da fumetti da edicola perché io li compro in edicola, comunque diciamo i fumetti italiani, non perché non li legga, ma perché essendo fumetti di colleghi, facendo io questo di lavoro, non è il caso per farne. Partiamo subito dalle letture di questo mese. Lasciamo per ultima la lettura più bella, ma se mi seguite sul canale sapete qual è stata l'uscita del mese di settembre, ma la lasciamo per ultima e andiamo subito a parlare delle altre letture. Questo mese ho letto Spin the Dawn. Vi metto qui la cover perché l'ho letto in ebook. Spin the Dawn è il primo di due libri. Io ho letto solo il primo, uscito edito Mondadori per la linea Oscar Volta in un'edizione lussuosissima, anche un po' costosetta, ma davvero, davvero lussuosa. Ed è appunto il primo di una saga. Di cosa parla? In realtà di questo vi ho fatto anche la video recensione, ve la metto su nelle schede, giù nell'info box. Comunque è un retelling di favolistico. Infatti, l'autrice parte da un retelling della storia di Mulan e ci porta appunto questa favola ambientata in un impero di stampo orientale cinese, anche se il world building non è così ben dettagliato, quindi alcune cose ci sfuggono, dove c'è questa giovane ragazza, figlia di un sarto una volta molto famoso, che ora è ormai in disgrazia, e arriva il messo imperiale per reclamare il padre per partecipare alla selezione del nuovo sarto imperiale, quindi lui può partecipare a questo concorso per diventare nuovo sarto imperiale. Ma ahimè, il padre è ormai vecchio e malato, e quindi lei decide di fingersi uomo e partire al posto del padre per partecipare appunto a questo torneo, questa gara per diventare sarto imperiale e quindi cambiare la sua vita da misera che era. E cercare di cambiare anche quella dei familiari. Il tutto però senza cercare di farsi scoprire, senza cercare di far scoprire il fatto che lei è in realtà una donna, perché ovviamente oltre a portare un grande disonore alla famiglia, insomma, avrebbe fatto al momento di essere scoperta, farebbe una finaccia. Quindi un retelling di Mulan, libro molto carino, ma anche molto semplice. Quindi è una lettura sicuramente consigliata per chi non vuole libri troppo impegnativi, ama i retelling delle favole. E soprattutto per chi vuole leggere qualcosa di diverso dal solito, perché ha questa ambientazione orientale che per noi è sicuramente qualcosa di diverso, ma non troppo impegnativo. Quindi, se cercate libri un po' più impegnati, un po' più costruiti, probabilmente non è il libro fatto per voi, il libro adatto a voi. È sicuramente una lettura carina, ma appunto una lettura molto semplice, una lettura da intrattenimento, ecco, ideale per chi non vuole qualcosa di troppo impegnato. Ma appunto il problema fondamentale del libro è proprio che non scende mai nel profondo, e quindi sia il world building che i personaggi, insomma, non è tutto mai approfondito davvero. E anche alcune scelte della protagonista, spesso e volentieri, appunto, proprio perché non sono così approfondite, non convincono appieno. Altro libro letto a settembre, di cui non ho il cartaceo perché questo l'ho preso dalla biblioteca comunale, quindi ovviamente l'ho restituito nel frattempo, è il primo di Percy Jackson. Essendo stata annunciata la serie, avendo io letto praticamente solo il primo anni fa, ho deciso di riprendere la saga in mano e ho preso appunto il primo pensando di rileggermi tutta la saga, e poi mi sono ricordata perché non ero andata avanti all'epoca con la lettura, e quindi anche qui non andrò avanti con la lettura. Percy Jackson non è
decisamente il libro adatto a me. Ne capisco l'importanza, so che molti amate questa serie e quindi per carità capisco l'importanza di questa saga, la bellezza nella scrittura, continuo a consigliare a mio figlio per esempio di leggere, ma non è adatta a me. Innanzitutto, c'è soprattutto questo periodo storico, il momento in cui l'ho letto, c'è questa americanità soverchiante, questo il fatto che questa povera Grecia sia stata declassata a mondo rude che non ha più il diritto di avere gli dèi e che questi si sono trasferiti negli USA perché è l'unico paese degno occidentale degno di nota e niente, io questa cosa non l'ho mandata giù all'epoca quando lo lessi la prima volta e niente, non ce la faccio proprio questo ostentare l'americanità senza poi portare delle ragioni reali, solo dicendo vabbè, però noi siamo il paese che ha diritto a avere le divinità qua. Niente, no, questa cosa non me la mando giù ancora e quindi è sicuramente la cosa che per me ha influito di più nella lettura del libro. E poi questa cosa che tutti questi figli vogliono soddisfare praticamente l'ego paterno o materno, comunque l'ego dei genitori, senza mai ribellarsi veramente. Anche Percy Jackson, che è il protagonista, in realtà non si ribella mai al volere dei genitori, ma è sempre lì ad aspettare l'approvazione del padre. E altra cosa che io proprio l'ho lessi tanti anni fa e non mi era piaciuto per niente, continua a non piacermi per niente. Poi capisco che è una lettura molto affascinante, è sicuramente un libro ben scritto, racconta di questo Percy Jackson, che si scopre essere figlio di una divinità dell'Olimpo greco e che quindi viene catapultato in questo mondo di divinità, appunto, o comunque di eroi, di personaggi ispirati alla mitologia greca. Bellissimo sulla carta, è sicuramente molto affascinante per i giovani lettori, soprattutto perché ti permette di scoprire un mondo senza dovertelo studiare troppo sui libri di storia, quindi è assolutamente affascinante, anche perché è pieno di avventure, di accadimenti, è un libro molto veloce che ti tiene attaccato alle pagine, sicuramente, però non è adatto a me. Non dico che non sia un buon libro, assolutamente no, ma per questi due elementi che mi hanno fatto pesare tantissimo la lettura, sicuramente non è una saga adatta a me. Così come era successo quando lo lessi all'epoca, ma avevo rimosso i motivi del fatto del perché non andai avanti. Così oggi non andrò avanti. Mi vedrò la serie TV quando uscirà e magari mi verrà voglia di andare avanti con la lettura della serie, chissà. Altro libro letto questo mese, altra meraviglia letta a settembre, è La Nona. Innanzitutto la dobbiamo andare a vedere perché questa edizione è un bookporn pazzesco. Edito Mondadori, è il secondo di una trilogia, quindi è uscito prima Gideon la Nona, della quale insomma vi ho fatto una video recensione che vi metto su nelle schede giù nell'info box e dovrà uscire, si spera in tempi decenti, a Lecto la Nona, che è il terzo libro della saga. Per ora è appena arrivato in Italia Arro la Nona, che è appunto il secondo della saga. Andiamolo a vedere. Questo è edito Oscar Bolt con questa cover, guardate che meraviglia. Questa è la costa e questo è il retro. Quando si apre, sotto la sovraccoperta ha l'illustrazione, è un'edizione veramente qualcosa di meraviglioso. Sotto il libro è fatto così, così è appena si apre. E questi sono gli inizi capitoli. Ha un bel costo, certamente costa 22 euro ed ha circa un po' più di 500 pagine. È un bel mattonazzo, è stata una lettura da 5 stelline e ve lo consiglio? No, in realtà no. Malgrado sia una lettura da 5 stelline, è un libro molto, molto, molto ostico. In realtà qui si capisce un terzo di quello che ci scrive la scrittrice. Perché Tamsin Muir è veramente pazzesca. Per chi ha letto Gideon la Nona e ha trovato Gideon la Nona confusionaria, voi non avete visto niente ancora. Questo è mille volte più confusionario di Gideon la Nona. Lei ha questo stile di scrittura, Tamsin Muir ha questo stile di scrittura, per il quale per poter capire bene appieno il libro servono 15 letture del volume. Probabilmente io adesso mi prendo una pausa da questa scrittrice perché è veramente impegnativa.
E prima che uscirà a letto, me li leggerò entrambi, sia Gideon che Harrow, e andremo a cercare di mettere dei puntini sulle i perché credo di aver capito forse un terzo del libro. Che lei è veramente una scrittura pazzesca e confusionaria e salta da un momento all'altro, ha tutto un senso alla fine. Quando tu arrivi alla fine del libro capisci che tutto quello che ti ha detto ha un senso, ma mentre lo stai leggendo sei persa. Hai esattamente la sensazione di Harrow in questo volume, la protagonista Harrow in questo volume è sempre molto persa e non capisce se quello che lei vive sia reale o siano visioni. Ecco, il lettore ha esattamente questa sensazione. Non capisce quello che sta leggendo e non capisce se quello che sta leggendo è realmente il racconto che ti fa l'autrice della storia o cose messe lì a caso, esattamente come la protagonista del libro. Detto così sembra un grande difetto, in realtà è una scrittura pazzesca, ma molto, molto, molto impegnativa. Quindi sicuramente non è un libro adatto a tutti, sicuramente è un libro adatto soltanto a chi ha voglia veramente di impegnarsi nella lettura, perché non è un libro da passatempo, è un libro veramente ostico, ma meraviglioso. Di cosa parla? È il continuo di Gideon, quindi non vi dirò molto perché dovrei spoilerarvi il finale del primo libro, insomma, assolutamente no per chi vuole leggerlo. Comunque, viene descritto come negromanti, suore lesbiche nello spazio. Questo potrebbe essere un buon riassunto, ma in realtà è molto di più. Comunque, abbiamo in quel volume Gideon, in questo volume è incentrato su Harrow, questi due abitanti di questo mondo che è la nona casa. Che vengono all'inizio del primo libro, vengono chiamate a competere in un torneo per assumere un ruolo importante all'interno dell'universo, della struttura dell'universo e quindi andare a servire questo re divinità che governa l'intero universo. La sto prendendo molto larga perché qualsiasi cosa vi dico è un mega spoiler. Quindi non vi dirò molto, ma ci sono queste due protagoniste che assistono a questo torneo. Quindi il primo volume è molto strutturato come un torneo medievale. Quindi è uno sci-fi, siamo nello spazio, ma abbiamo queste strutture che sembrano dei castelli e strutturato come un torneo. Questo lo potremmo considerare un viaggio negli acidi? Più o meno, credo. Qui abbiamo Harrow alla quale succedono cose, che fa cose. E che è in uno stato confusionale mentale, non proprio lucido, dovuto ad alcuni accadimenti che le succedono tra la fine del primo volume e l'inizio di questo, quindi non vi dirò niente perché è un mega spoiler. Ma lei non capisce bene cosa le sta accadendo e cosa sta accadendo intorno a lei. Ma capisce che quello che le sta accadendo, tutto quello che le succede, andrà a influire sul destino dell'universo. E il lettore ha esattamente la stessa sensazione, non capisce bene quello che sta accadendo, ma arrivati alla fine, tutti questi fili che l'autrice semina all'interno del volume, in cui tu pensi di non aver capito, vengono risolti. Quindi alla fine, arrivi alla fine, questa matassa prende un disegno meraviglioso. Ma appunto, per riuscire a comprendere esattamente quello che sta accadendo, devi arrivare alla fine del romanzo. Arro, meraviglioso. Era già il mio personaggio preferito in Gideon la Novena, qui l'ho adorata, pazza, folle, e l'ho adorata tantissimo, è il mio personaggio guida, il mio spirito guida Harrow la Nona, perché scontrosa e antipatica come lei ce ne sono poche, quindi meravigliosa, ma appunto, malgrado sia un libro da 5 stelline, non è un libro che vi consiglio, a meno che non vogliate una scrittura molto particolare, molto impegnativa, che tratta anche temi molto pesanti. In questo libro, soprattutto nel primo, ci sono tante parolacce, tanta violenza. Insomma, non è proprio un libro leggero, non è adatto a tutti, quindi, malgrado sia un libro meraviglioso, una saga favolosa, non è sicuramente una saga che vi consiglio. Ma bellissima. Bellissima, bellissima, andrà nelle top dei libri letti quest'anno perché malgrado ci si capisce poco, è bellissimo. Altra lettura fatta questo mese è Grimm's Manga Tales. Di questo in realtà video è uscita la video recensione già a fumetti, ve la metto su nelle schede, giù nell'info box, è un cofanetto edito Manga Senpai, è uscito al costo di 14,80 euro, ma in questo momento è se continua, insomma, è in offerta su Amazon a 6,90 euro. Il cofanetto contiene i due volumi della serie più un volumetto in regalo.
Quindi se lo trovate in offerta, io vi consiglio tutto il cofanetto perché costa esattamente quanto un volume singolo, ma si trovano anche i volumi singoli. È una raccolta di storie ispirate alle favole dei fratelli Grimm, ma in realtà con molta, molta interferenza della cultura giapponese. Quindi sono dei retelling in realtà molto particolari rispetto ai soliti retelling che troviamo in giro, proprio perché si sente quest'aria della mitologia giapponese. Inoltre, l'autore cambia completamente le carte in tavola già all'inizio delle storie. Per esempio, abbiamo Rapunzel che scioglie le lunghe trecce dalla sua torre, ma in realtà è un uomo e non una donna. E questo non è un semplice cambio di sesso, cioè non è semplicemente dire ok, facciamolo maschio, ma cambia notevolmente l'andamento della storia, proprio perché ovviamente incide sulla storia questa scelta di cambio del protagonista, così per tutte le altre storie. È una raccolta che comprende appunto una serie di favole dei fratelli Grimm rimaneggiate. Sono tutte viste in maniera molto positiva, è sicuramente un volume molto positivo, anche se non sempre c'è questo lieto fine, però po ci porta in questo mondo sempre mo visto molto in maniera molto positiva, fatto di buoni propositi. Quindi ci perdiamo un po' l'aria dark delle favole di una volta e forse richiama più i classici Disney, anche se rispetto ai classici Disney ovviamente non c'è tutta quella positività, non ci sono sempre lieto fine, insomma è un linguaggio forse un po' più maturo. I disegni poi sono bellissimi, meravigliosi, la cosa più bella del fumetto. E lo storytelling è un po' ostico, bisogna farci un po' l'abitudine perché non è proprio fluido, ma i disegni sono qualcosa di meraviglioso, bellissimi. Vi innamorerete dei disegni, già solo per quelli andrebbe preso. Comunque ve ne ho parlato meglio nella video recensione, quindi io vi rimando a quella se siete curiosi di andarvela a vedere, è sicuramente consigliato per gli amanti delle favole, soprattutto quelli che sono abituati a leggere storytelling. E vogliono leggere un retelling con un sapore un po' diverso rispetto al solito. Questo è sicuramente uno dei più originali, dei più originali retelling letti in raccolte delle favole classiche. Quindi assolutamente straconsigliato a chi è amante del genere. Un'altra lettura fatta questo mese mi sono portata in pari con la lettura di Fullmetal Alchemist. Quindi ho letto il 2, il 3 e il 4. Sono i volumi editi da Planet Manga, usciti al costo di 12 euro l'uno in questo edizioni meravigliose che hanno la sovraccoperta, sotto la sovraccoperta ci sono gli studi preparatori, poi come potete vedere la sovraccoperta ha delle parti in lucido, vediamo un po' se si vedranno mai, ovviamente no, certo che no, vabbè, fidatevi sulla parola, ecco qui forse si nota meglio, vedete, hanno dei decori nel lucido e hanno all'interno alcune pagine colorate. Ecco qua, vedete, hanno all'interno alcune pagine colorate. I disegni all'interno sono fatti così. Di cosa parla Fullmetal Alchemist? Io credo che ormai lo sappiano anche i muri. Comunque, è una storia di due fratelli alchimisti che nel tentativo di riportare in vita la madre, uno ha perso completamente il proprio corpo, la propria anima è legata a un'armatura e l'altro ha perso degli arti e tentano di scoprire le formule alchemiche, insomma la possibilità, il metodo di poter quantomeno riprendere i loro corpi. Quindi vagano in questo mondo fantasy alla ricerca della soluzione. È una storia sicuramente lontana dai miei gusti soliti perché c'è molta comicità, molta dinamicità, però assolutamente meravigliosa e soprattutto la cosa bella è che è un crescendo. Il primo volume è quello, sicuramente quello più sottotono rispetto agli altri, la storia ti porta all'interno e ti coinvolge sempre, sempre di più. Ti emoziona, ti rende partecipe con una serie di scene d'azione una dietro l'altra e frammezzate da momenti molto sentimentali e emozionanti per il lettore. Assolutamente seria, straconsigliata, ma so che la state leggendo in tanti. In realtà questa è una ristampa di una serie che era già uscita, che io all'epoca non avevo letto e che ovviamente sto recuperando, quindi assolutamente manga straconsigliato. Ultimo, ma non ultimo, e meraviglia delle letture lette nel mese di settembre, ve lo metto qui. Ve lo metto qui. Vi metto qui la cover di questa bellezza, perché parliamo di Jack Kristoff, parliamo dell'Empire of Vampire. Guardate che meraviglia! Comunque, ve ne ho fatto la video recensione, ve la metto su nelle schede, giù nell'info box, perché meraviglia, meraviglia, meraviglia. Capisco che non possa piacere a tutti, ma ricordatevi che questo è il canale dei vampiri. Come poteva non piacermi a me questo libro? Se oggi i vampiri, meraviglia. Comunque, il perché non lo vedete cartaceo è che
La mia edizione inglese di Waterstones, le borse se la sono persa. È un mese che se la sono persa e continuano a dirmi che loro non sanno dov'è. Le poste sono il male. Sono il male ultimamente. Non so quanta roba mi hanno perso, ma sono il male. E l'edizione italiana mi deve arrivare con una box, quindi ci vuole ancora un po' prima che arrivi, ma arriverà. Quindi la vedrete. È un'edizione bellissima, quella italiana, quindi sono molto felice di avere un'edizione in Italia così per questo libro che io attendevo tantissimo. E andiamo a parlare del libro, perché in realtà non vi sto dicendo niente. Ezio J, quindi c'è di nuovo la scrittura di J. Christophe, che se non vi piace, non vi piacerà questo libro, è inutile girarci intorno. J. Christophe ha una scrittura molto che porta tematiche anche forti, c'è tanta violenza, tanto sesso, tante parolacce, quindi se questi elementi non vi piacciono non sono adatti a voi e questo libro ha esattamente la stessa struttura narrativa di Nevernight, ma proprio la stessa struttura narrativa. Quindi se non vi è piaciuto quello, difficilmente vi piacerà quest'altro. Inoltre parla di vampiri. Siamo in un mondo dove sono anni che, per alcuni motivi che non vi dirò, comunque il sole non splende più nel cielo e quindi c'è una notte costante. Ovviamente di questo ne hanno approfittato i vampiri e hanno praticamente conquistato quasi tutte le terre umane. Alcuni si interpongono tra i vampiri e gli umani cercando di fermarli. Abbiamo uno di questi personaggi che si frappone tra gli umani e i vampiri, che è il nostro Gabriel De Leon, che all'inizio del romanzo è tenuto prigioniero dai vampiri, che tentano di estorcergli delle informazioni e per farlo lo spingono a raccontare tutta la sua vita. E quindi abbiamo un inizio molto simile alla Rice, a Intervista con Vampiro. Questo libro assomiglia tantissimo ai libri della Rice, dove Gabriel Delanoë si trova a raccontare la sua vita. Gabriel Delanoë non è un vampiro, tecnicamente, ma racconta della sua esperienza in questo mondo, del suo mondo dei vampiri, e racconta anche di lui, che è qualcosa, che non vi dirò cosa, perché appunto sarebbe spoiler, ma che ha a che fare con i vampiri. Ci sono poi una serie di colpi di scena e tanta, tanta ispirazione a ciò che è la mitologia cristiana. Tanta. Tant'è che io ho sentito molti dire, ma prende spunto da Dan Brown. Dan Brown ha preso spunto per una cosa essenziale che ritroviamo in questo libro che so che molti ci tenevano. Dan Brown ha preso spunto dalla mitologia cristiana, da in particolare alcune storie mitologiche, alcune storie raccontate intorno ad alcune figure legate al cristianesimo, soprattutto sviluppatosi dal 1200 in poi. Quindi Dan Brown non ha inventato nulla, come J. Christophe non ha inventato nulla, ovviamente, ma prende spunto da tante tradizioni legate al cristianesimo e le infila in questo libro. Evidente che lui lo fa in maniera da creare una protesta rispetto a questi temi che porta, però è evidente, insomma, per tutto l'impianto della religione all'interno di questo libro, J. Christophe prende a mani basse, quindi su questa cosa ci tenevo a dirlo. Perché è vero che J. Christophe in questo libro non porta niente di innovativo, ma racconta qualcosa di legato a delle tradizioni che spesso e volentieri non si trovano nei libri. Tant'è che noi lettori siamo tutti convinti che sia un'invenzione di Dan Brown. E sono contenta anche di alcuni elementi molto grigi, come vi ho detto già nella video recensione. Per esempio, lui parlando di vampiri fa notare che il ciclo mestruale delle donne ha attinenza con i vampiri, nel senso che se questi vampiri odorano del sangue a chilometri di distanza, se tu ti tagli sulla puntina di un dito con una goccia di sangue, insomma, come ci succedeva in Twilight, e questa cosa diventa problematica per i vampiri, come può il ciclo mestruale non influire nella mitologia vampiresca, diciamo così? E J. Christophe introduce questo elemento all'interno del romanzo. Quindi capisco che sia un po' cringe, che possa anche magari dare un po' fastidio, malgrado sicuramente questo libro non è innovativo e prende elementi anche molti di R. Rice, della Rice, o comunque di quel periodo di letteratura vampiresca. Quindi in realtà non porta niente di nuovo, ma utilizza elementi appunto già visti. Lo fa in maniera magistrale. Capisco che è un libro che non possa piacere a tutti, anche perché è un bel malloppone di circa 700 pagine, quindi è anche in questo caso una lettura impegnativa, ma io l'ho adorato. Non è appunto un libro che può piacere a tutti, ma per me è stato una meraviglia, un amore folle. Per
Però, ripeto, è un libro che consiglio solo e soltanto agli amanti di J. Christophe. Se J. Christophe di base non vi piace, non potrà mai piacervi questo libro. Assolutamente non si può. Perché ha proprio gli elementi caratteristici della scrittura di Zio J. Ovvio, va da sé che amando io J. Christophe, amando tutta quella letteratura legata al periodo di Arrice, quindi a Intervista col vampiro e tutte le cose uscite in quel periodo, io questo libro l'ho adorato ed è sicuramente stata una sorpresa rispetto alle mie aspettative. Mi aspettavo qualcosa di molto più moderno, molto più attuale, e invece questo stile retrò che lui ci porta a livello di racconti di vampiri mi è piaciuto tantissimo. Comunque, questo è tutto per questo video lunghissimo delle letture fatte a settembre. Fatemi sapere cosa avete letto voi, che cosa avete letto, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se avete letto qualcuno di questi libri. Insomma, fatemelo sapere con un commentino sotto giù nei commenti e vi ricordo di iscrivervi al canale. Questo è tutto per questo video. Io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!